moglie mi ha dato un dispiacere, signor La Rosa. Mi ha dato un grande dispiacere. Ma perché? Perché siccome io tornavo da Roma, Idda si mise in da testa che si doveva fare trovare bella. No, scusi. Che ma vuol tu, dire si è messo tu, nella testa che si doveva fare trovare bene? Siccome è un mese che manco, signor La Rosa, mi facesse ripetere cose, lei lo capisci? Sì. Una moglie che ci manca un marito come mio, signor La Rosa, lei mi ha guardato lei. Bene a me. La guardo io bene, sì. Facesse parlare ai film, non parlasse, o vuole parlare lei? No, no, io non voglio parlare, semmai potrei parlare come amico. Se le donne volessero parlare, sono libere di farlo. Cosa volete dire di questo coccio di uomo? Educate però, niente, educate. Silenzio assoluto. C'è la massima educazione, sì. Giustamente, mia moglie dice che io se ritira mi faccio trovare bella, ma ora lei che la conosce, ma come ti vuoi fare trovare bella? E come dire, ora a mezzanotte nesce il sole? Non può essere. Può nascere il sole a mezzanotte? No. E allora sei informata che ci sono queste creme che tu ti strighi, queste cose, queste terre che tu impaste, ti bidongodo, ti fai la maschera, da che la maschera sta buona, che la maschera. Caro, se si abbia... Non ho vinto 3.000 euro, signor La Rosa, per tanto. Perché aveva scommesso 3.000 euro? No, c'era un primo premio, c'era un concorso di bellezza. Un primo premio, 3.000 euro. 3.000 euro? Io, siccome mia figlia che me la sa, Ucana, mia figlia è partita, c'ha Ucana, che si chiama Spavento. È un cane che ha una testa tanta. Ma perché si chiama Spavento? Si chiama Spavento, perché fa Spavento, ha una testa tanta. Quando era paucca, signor La Rosa, una cosa, a lei su un buco andava con solo. Mentre sua figlia come si chiama? Fiammetta. Perché l'avete chiamata così? Perché quando nascevo, dottore, a tale aveva, ci picchia una brucia. Cioè, si può bruciare una figlia, signor La Rosa. Ci vuole il rispetto dei figli. Vabbè, lasciamo stare. Allora, sua figlia le ha lasciato questo cane di nome Spavento. Diciamo, mia moglie stava in guto, come ti basta un sacco di 50 kg di sta crema? Che te fai? Mentre si stava imbastando tutta sta cosa, perché dovevo arrivare io, sappia tutta sta cosa, entra due cane Spavento, armale, caruse, ci intappa, a fa cascare, casca in la vasca. Si cummigliava tutta para. Un cane ne esce di intra come un fulmine. Idda c'ha lippa da presso, come nuda, con tutta la cosa in godo, irriconoscente. Sì, va bene. Poi ha seguito cane, che non avevo aiuto. C'era una mostra di cane. Questa era la mostra di bellezza. C'era una mostra di cane in da piazza del paese. Primo premio 3.000 euro. Io come ho visto una mia moglie che dice, che minchia da cane. Diciamo che la battuta è naturale, signora però. Signora Rosa, con tutta la cosa che ci c'è niente, capito? La frangetta che c'è Roma. A poi mano che correva, da specie di crema, ci seccava. Certo. Quindi si muoveva precisa come un cane. I capelli c'erano stare così, la frangetta qua, io che ci assecutavo, diceva disgraziata, vieni qua. A chi che ci passa che era una cane femmina? Disgraziata, io si girava, volevo dire, muto, stato, bastato. Non poteva, ca cosa? Non ce la faceva. Non poteva spiccicare i parole. Sì. E ci diceva solo, wow. Uomo, stai, wow. E chi è un pazzero? Ma vada come abbaia, pure bene, un abbaio strano. Sì. Dice, questa è la vincitrice, 3.000 euro. Poi a tagliare, dice, ma i cani, minni, non hanno due. Ma non hanno sei cani? Sì, parecchi, perché devono allattare più cagnolini, certo. Ci abbiare un zicchio di acqua, d'un godo, signor Rossi, secondo premio, 30 euro. Secondo premio? Secondo premio. Arrivata sul podio. Come cane, come cane. Vabbè, facciamo un applauso alla signora Crocifissa come segno di rispetto nei confronti di una donna.